Salve mister, volevo un commento sulle parole di Salvini che si è detto sorpreso dal fatto, Salvini, vicepremier, si è detto sorpreso dal fatto che lei non ha fatto sostituzioni nella ripresa. Io non parlo, io penso che la politica italiana, io non parlo di politica perché non capisco nulla. E a Salvini dico di pensare alla politica perché abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se hai il tempo di pensare anche al calcio, vuol dire che siamo messi male. Rino, scusa, perché però non hai fatto cambi? Faccio i cambi e sbaglio perché faccio i cambi e sbaglio, non ho fatto cambi. Mettetevi d'accordo, secondo me state impicciati col cervello parecchi di voi, io non lo so. Boh. Volevo cambiare, prima di fare gol volevo cambiare i due esterni, volevo far entrare Conte e Laxalt e cambiare i due quinti perché avevano speso tanto, loro avevano cambiato e ci avevano messo un po' in difficoltà con Lukaku che spingeva tanto dall'altra parte. Davide era da tanto tempo e dopo abbiamo fatto gol, mancavano 10 minuti, gli ultimi 2 o 3 minuti volevo farlo, però già 5 minuti mi sembravano tanto e non volevo spezzare la partita perché non ho visto la Lazio che ci teneva là, buttava là, non ci creava nessun problema. E dopo, avendo già due giocatori non di ruolo come Ignazio Abate e Rodriguez, è per questo che volevo cambiare il meno possibile, la scelta, il ragionamento è stato questo. Ma la cosa che mi fa più ridere è che veramente questo è un paese veramente incredibile. Salvini con tutti i problemi che ha, pensa, scrive, chatta perché non ho fatto i cambi, io divento. Allora io da italiano potrei scrivere qualsiasi cosa, no? Ma siccome già da tanto tempo ha cominciato con Higuaín, ha cominciato a Derbe che ha pagato i biglietti, mo ha preso per abitudine, continuiamo così.